Oh yeah, oh yeah, e manchi i cani, manchi i cani. Ciao a tutti, popolo di YouTube, siete su Jump Jump TV e io sono Jump Jump. Oggi torno finalmente con una reaction, però sempre sullo stesso argomento degli ultimi giorni, ovvero mare fuori. Avevo pensato di fare questi giorni un po' di reaction alle soundtrack di Mare Fuori, anche se vi dico la verità, le ho già ascoltate. Però ci tenevo a portarvi queste reaction, magari a risentirmele e vedere cosa ne penso qui, insieme a voi. E oggi farò la reaction di Origami all'alba. Il pezzo più discusso di Mare Fuori, anche perché, povero Cardiotrap, gli ha fregato la canzone. Questo Origami all'alba, perché comunque ci sono tre versioni, praticamente c'è quella di Crazy J che ha fregato la canzone a Cardiotrap, quella di Cardiotrap che l'ha fatta insieme al Chiattillo nella serie TV, e poi c'è quella, diciamo, ufficiale, anche perché è stata scritta da lui, che è Matteo Paolillo, che è quello che fa Edoardo in Mare Fuori, e che è lui, Icaro. E questa è Origami all'alba, e farò una un confronto fra la versione di Crazy J barra di Cardiotrap e questa versione, e oggi vedrò qual è la migliore. Io l'ho ascoltata, diciamo, tutte e tre, perché ho visto la serie e, diciamo, l'ho ascoltata tutte e tre, perché una, quella di Cardiotrap, era la versione, diciamo, fra virgolette, che doveva essere quella ufficiale, poi gli è stata fregata. La seconda è quella di Crazy J, che nella serie ha registrato il pezzo fregandogli la canzone a Cardiotrap. E la terza è questa qui, che però è quella, diciamo, fra virgolette, la vera, perché è scritta da lui, no? Almeno che io sappia, è stata scritta da Icaro. E oggi andrò a reagire a questo pezzo qui. Il pezzo lo conosco già, però voglio vedere come la canta lui. Prima di tutto questo, io vi chiedo, soprattutto se siete fan di Mare Fuori, a maggior ragione, di iscrivervi al canale, perché porterò anche altre cose su Mare Fuori nel tempo. E come ho detto, reagirò ad altri pezzi, e magari consigliatemi voi nei commenti a quale pezzo vorreste che io reagissi di questa serie TV, a quale soundtrack. A parte iscrivervi, attivate la campanella così da non perdervi nessun aggiornamento sul canale, condividete, ovviamente, se vi va, i miei contenuti con tutti, amici, zie, trombamici, trombamiche, cugine, nonne, nipoti e quant'altro. E grazie a tutti del supporto, che vedo che il canale sta crescendo, ed è questo, è grazie a voi, quindi grazie davvero di cuore. E parte così, lui che spacca la chitarra, grandioso già. E per chi ha spacca sta chitarra? Vabbè, sicuramente una donna di mezzo. Vabbè, è logico, Origami all'alba parla di una relazione, già lo so. Forse ti mancherò, non so se tornerò. Mamma, viene voglia di cantarla, raga. Come fosse una cravatta. È che gli sto facendo le doppie. Allora, stacco già qui, raga. A me piace molto sta versione. Lui ha un bel flow, come ha un bel cantato Matteo Paolillo, Icaro. Avevo sentito anche altri pezzi suoi. Ok, fino ad ora mi sta piacendo come versione. Andiamo avanti. E vabbè, c'è la loro foto della sua ex, no? Oh, Perrucchio. Quindi tutti ci sono. Oh, Totò. E vabbè, arriva lei. E vabbè, questa è la... sono loro. Lei che lo guarda. Io sono Rosa Ricci. E si abbracciano. Ma è prima e dopo, non ho capito. Quindi, cioè, come se torna indietro il tutto e loro si abbracciano prima che successe questo, oppure dopo? Questo non l'ho capito, dico la verità. Comunque, wow, ragazzuoli. Allora, partiamo dal video. Il video è molto figo, molto intenso, con Matteo Paolillo che interpreta Edoardo. Ma ci sono tutti nel video, tutti, quasi tutto il cast. Comunque, fra i personaggi più importanti c'è Perrucchio, Totò. Vabbè, Rosa Ricci, che interpreta appunto l'ex ragazza di, insomma, del tipo in questo video.
L'altro con gli occhiali non so, non ho capito se è uno del cast. Boh, non lo so, magari è qualcuno del cast che mi è sfuggito. Milos, ci sono tutti, tutti. Il video è fatto molto bene, vabbè, la storia, diciamo, narra la storia della canzone alla fine. Lui che spacca tutto perché si è lasciato. Da un lato molto, passatemi il termine, molto easy, molto storia banale, però ben fatta, nel senso è la classica storia di loro che si lasciano, lui che la vorrebbe, qui spacca tutto, poi loro si rincontrano, diciamo, con questo ritorno indietro, anche se non ho capito se era un vero ritorno indietro, se era che loro si sono rivisti e si sono riappacificati, o se era un qualcosa di passato, questo non l'ho capito, ma forse l'intento del video è quello di non far capire se è un prima o un dopo. Però vabbè, effetti molto fighi, fotografia ben fatta. Video molto figo. Passiamo ora alla canzone. Il testo, raga, mi piace molto questo testo, anche se è un testo d'amore, però la struttura è ben fatta, molto semplice come testo, però molto incisivo allo stesso tempo. E ve lo dice uno che pezzi d'amore. Non va d'accordo con i pezzi d'amore, io non vado d'accordo con i pezzi d'amore, lo sapete, ve l'ho detto anche altre volte, però ben composto. Il cantato suo di Icaro, di Matteo, mi è piaciuto molto di più di Crazy J, nel senso, mi è piaciuta pure la versione di Crazy J e mi era piaciuta anche la versione di Cardio Trap, anche se non l'ha mai registrata per bene. Non so se c'è una versione registrata per bene, perché era una bozza, quando loro suonavano al piano era una bozza. Fra le due versioni, quindi di Crazy J e di Matteo, ripeto, mi piace più questa qui, magari perché ha più, non lo so, più sentimento, più flow. In quella di Crazy J molto figa, ma aveva a mio avviso un monoflow, cioè sempre quel flow lì. Quindi mi è piaciuta di più questa, appunto perché lui comunque secondo me sa usare la voce, almeno in questo pezzo. Anche l'attrice, se non mi sbaglio, l'attrice che interpreta Crazy J è pure una, non lo so, fa pop trap, mi sembra. Confermatemi se è vero, ho visto qualche cosa di suo. Ho letto che comunque era pure una cantante, però mi è piaciuta più l'interpretazione di Icaro, vi dico la verità, rispetto all'altro pezzo, ho visto più cambio di tonalità, più me è stato sfruttato meglio l'autotune e vabbè, non lo so, mi è piaciuta più questa versione, anche se il testo è comunque quello lì. Però la tonalità mi è piaciuta di più. Non c'ho tanto da aggiungere perché comunque è un pezzo che ho già ascoltato e quello lì non è che è variato di niente, se non ha cambiato nessuna parola tranne che modificarlo al maschile, no? Perché lei parla al femminile, giustamente lui la modifica al maschile ed è giusto così, no? Raga, io sono arrivato anche oggi alla fine del video. Ringrazio tutti coloro che verranno per la prima volta nel canale, ringrazio chi si iscriverà, chi supporterà il canale, grazie davvero. Da Jump Jump è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, fate buone cose.